da Thing Show vi è un grave. Amato d'Italia non smette di regalare sorprese ai telespettatori. Il The Thing Show più amato d'Italia si accinge a fermarsi per la pausa natalizia. Prima di tale intervallo però, nello studio di Uomini e Donne, si alternano sorprese e colpi di scena, che lasciano il pubblico da casa sempre con il fiato sospeso. Se nel Trono delle avventure di Gemma Galgani, Giorgio Manetti e di tutti gli altri catturano l'attenzione dei telespettatori, non da meno sono i tronisti più giovani del programma, che fanno parlare delle loro scelte anche sui social network. Paolo Gridellin va da Angela nello studio di Uomini e Donne. Il trono più complesso risulta essere quello del settentrionale Paolo Gridellin. Quest'ultimo è imbastito delle conoscenze più approfondite con due ragazze totalmente opposte, Marianna ed Angela. La ragazza casertana però, nell'ultima puntata, ha deciso di non presentarsi in esterna per far capire al cavaliere di non essere disposta a continuare tale percorso senza constatare un reale interesse nei suoi confronti. Al fine di ristabilire una frequentazione sana e senza problemi, Paolo ha deciso di fare una sorpresa ad Angela raggiungendola nella sua casal di Principe. Una volta giunto a destinazione, con il supporto della produzione di Canale 5, il ragazzo ha telefonato al numero della corteggiatrice, che però ha rifiutato categoricamente di vederlo e di raggiungerlo perché profondamente delusa dalle vicende verificatesi in studio. L'ex tentatore di Temptation Island quindi si è ritrovato da solo ad attendere senza speranze la sua dama, che ha preferito deviare e rifiutare l'incontro per la troppa rabbia. Di tale vicenda se ne è parlato anche in studio, dove l'altra corteggiatrice Marianna non ha fatto altro che evidenziare come Angela stia assumendo degli atteggiamenti studiati a regola d'arte pur di fare breccia nel cuore del bel Paolo. Le opinioni di Giannettina sin dal principio del suo trono, Paolo Crivellin ha delineato la sua avventura ad Uomini e Donne senza i favori dei due opinionisti storici ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due grilli parlanti del The Thing Show hanno definito Paolo come artefatto e soprattutto poco avvezzo ad una reale frequentazione dinanzi alle telecamere. Tali dichiarazioni sono state prese dal tronista con molto dispiacere in quanto sa, così come gli è stato fatto notare anche da Maria De Filippi, di fare fatica a lasciarsi andare con le sue corteggiatrici.